Altro tie break a Cantù, questa volta a vincere, a cadere, Castellana Grotte contro Cantù, ma senza soffrire proprio non ci piace quest'anno. Beh, insomma, è un periodo molto difficile. Siamo riusciti oggi a stringere i denti, abbiamo di nuovo iniziato male, con molte insicurezze, con errori, con indecisioni, le solite cose che normalmente ci penalizzano. E poi ci siamo faticosamente ritrovati, anche a Brescia, a dire il vero, avevamo disputato poi un buon terzo set vincendolo, però nel quarto eravamo un pochino ricaduti. Questa volta invece abbiamo gestito meglio certe situazioni, abbiamo avuto un pochino più di pazienza, abbiamo ritrovato il bandolo del gioco, abbiamo ricevuto meglio, ma questo è anche indice magari di una tranquillità ritrovata, e abbiamo battuto meglio, gestendo anche il servizio in salto, per evitare errori consecutivi, cosa che normalmente invece non ci succede, e nulla, quindi insomma, sicuramente è una vittoria che fa morale, una vittoria che in questo momento è un toccasana. Anche l'ultima settimana di lavoro è stata faticosa, al di là del fatto che abbiamo giocato 3 partite in 8 giorni, ma di nuovo abbiamo dovuto allenarci a ranghi ridotti, abbiamo avuto ancora dei problemi fisici, e tutte ragioni per le quali siamo particolarmente contenti di aver vinto questa sera. Acciacchi, problemi fisici, qualche errore, ma d'altro canto una grandissima voglia veramente di lottare su ogni pallone, quarto e quinto set, delle difese che sembravano impossibili, anche quello ha dato magari dal punto di vista psicologico o morale alla squadra. Sì, ma la cosa che i ragazzi devono capire è che loro questo ce l'hanno, il problema è che spesso la tensione, l'insicurezza rende indecisi, no? In realtà è una squadra che ha sempre lottato, purtroppo alle volte lottiamo un po' anche contro noi stessi, contro le nostre ansie. Dobbiamo imparare ad essere un pochino tranquilli, infatti quando la squadra poi si distende, si rilassa, riesce a sentire il ritmo del gioco, a sentire la vittoria, poi va. Sono gli altri momenti, che purtroppo sono stati numerosi nelle ultime settimane, che, come dire, confondono un po' la nostra capacità di gioco. Grazie mille, Max.